Bene, bene, buongiorno a tutti, eccoci qui. Oggi abbiamo Irene Manzi del Partito Democratico. Continuiamo il nostro excursus con i nuovi eletti della legislatura, la 19ª legislatura in Italia del dopoguerra. Abbiamo una rappresentante del Partito Democratico, funzionario regionale nelle Marche e responsabile scuola. Manzi, c'è molto interesse per il nuovo governo, un governo di destra, si può dire, fortemente di destra, con tre partiti che lo compongono, che hanno appunto daranno questa impronta. C'è anche in alcuni addetti ai lavori una grossa preoccupazione per la scuola. Si temono in particolare un ritorno, si teme, ai tagli del 2008, un dimensionamento che ha portato, sappiamo bene, decine di migliaia di posti in meno tra i docenti, tra gli ATA, e c'è anche chi paventa la possibilità che i fondi pubblici della scuola possano, una parte di questi fondi possa spostarsi verso le scuole paritarie, le scuole non statali. Manzi è d'accordo con chi teme queste prospettive o forse si sta un po' esagerando? Diciamo che il tema delle risorse in sé è un tema centrale per noi su cui vigilare in questo senso. Abbiamo alle spalle l'esempio dell'allora governo, appunto, dei tagli che nel 2008 furono praticati proprio alla scuola, quasi 10 miliardi di euro. Insomma, si tratta di tagli che ancora i cui effetti rispetto alle cattedre, rispetto appunto ai dimensionamenti, la scuola sta vivendo e sta pagando con un'onda lunga. Ma Tema delle sì. No, risorse. volevo piccola parentesi, però voi siete stati tanto tempo al governo, non è che vi siete poi spesi così tanto per contrastare quelle misure, eh? O no? Sono stati attuati tanto tempo, diciamo, della fase, c'ero anch'io in quella legislatura, quindi non la disconosco, dal 2013 al 2018. Un processo di parziale inversione, lunga, lenta e imperfetta sicuramente, perché altrimenti non staremmo qui a parlarne, era iniziato. Il nostro obiettivo era quello appunto di, in campagna, non solo come slogan elettorale in questo senso, era di investire sulle risorse che riguardavano la scuola. Tra l'altro c'è una frase che io ho trovato, quando si parla appunto del timore un po' anche della destra e del nuovo governo, una frase della futura premier in questo caso Giorgia Meloni durante la campagna elettorale rivolta proprio ai docenti, una frase che ho trovato molto offensiva, quella secondo cui, l'ho anche segnata, per lei sogna una nazione in cui dove per essere un bravo docente non occorre avere la tessera Della della CGIL. CGIL, di un sindacato. Io penso che sia una frase molto offensiva. Offensiva per i docenti, offensiva perché si rappresenta la scuola come non è offensiva ovviamente per il sindacato che viene chiamato in causa. Penso che insomma questo paese e i docenti, soprattutto di questo paese, la comunità scolastica in sé meriti qualcosa di meglio rispetto alla propaganda. Quindi vigileremo su questo e vigileremo anche sulla diffusione di quelle che sono anche le educazioni trasversali. Ho letto anche, quindi penso all'affettività, penso alla parità, al tema dei diritti, perché diciamo che su questo anche un po' in campagna elettorale, magari in parte penso ad alcune affermazioni della Lega rispetto appunto a principi rinunciabili che le famiglie devono difendere rispetto al mondo della scuola. Insomma, vigileremo, Certo, saremo vigileremo. molto attenti rispetto anche a questi temi. Manzi, allora, avendo alla luce anche della sua esperienza in settima commissione, mi sembra, cultura, per 5 anni, secondo lei ci sono dei temi, dei punti su cui c'è convergenza, a prescindere destra, sinistra, i colori politici? Cioè, ci sono possibilità che anche in questa legislatura, si possa, diciamo, non dico all'unanimità, però insomma, con grande consenso a partire dalla settima commissione, poi di conseguenza poi anche nell'aula del Parlamento, dire sì, approviamo questo perché è una questione su cui non si può dire no. Ecco, potrebbe esserci qualche tema Io che sono riguarda andata la anche scuola?
insomma, scusi se l'ho interrotta, in previsione anche di questa nostra chiacchierata di questa mattina sono andata anche a riguardarmi un po' i programmi elettorali insomma, dello schieramento maggioritario che sarà maggioranza nel Parlamento. E ci sono dei temi, devo dire, su cui si possono trovare delle convergenze. Penso al tema delle retribuzioni dei docenti, per esempio, uno su tutti. Abbiamo fatto una delle nostre battaglie in campagna elettorale, un tema che è stato ripreso tanto da Matteo Salvini quanto da Giorgia Meloni. Penso al tema, per esempio, dell'importanza dell'edilizia scolastica e degli interventi relativi all'edilizia scolastica. Noi parlavamo di ambienti sostenibili, apprendimento che fossero inclusivi, sostenibili, accessibili. Ho trovato un'attenzione su questo tema anche da parte della destra, ma penso per tematiche su cui appunto ci si è confrontati anche nel corso della campagna elettorale con le forze, con gli altri appunto partiti di centrodestra. Penso a temi molto concreti, al concorso per i dirigenti scolastici 2017, su cui ho sentito appunto, su cui alla fase appunto di controversie che riguarda quel concorso, su cui ci sono state anche delle promesse, diciamo comunque un'attenzione, una sensibilizzazione. Io, insomma, per l'esperienza parlamentare vissuta in commissione e anche in aula rispetto ad altri temi, non solo relativi alla scuola, molto spesso la trasversalità è quella su alcune tematiche che riesce a consentire anche di raggiungere i risultati migliori. Penso per esempio al tema dei trasporti e dei libri di testo gratuiti. Rientravano, è stato uno dei nostri obiettivi di programma, ci siamo ritornate spesso. La Lega Nord ne ha fatto uno, la Lega di Salvini ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Siamo pronti anche come opposizione a Certo, confrontarci sui certo. provvedimenti, facendo noi emendamenti e vedendo magari come saranno accolti anche dalla maggioranza di Bene. governo. Allora, l'ultima domanda, perché siamo veramente in chiusura, anzi, la prego di essere sintetica perché andremo altrimenti veramente troppo lunghi. Lei si spende anche per difendere i diritti delle lavoratrici, questa è una sua, diciamo, prerogativa. Nella scuola abbiamo oltre l'80% di insegnanti e anche personale ATA, dirigenti, che mediamente comunque sono donne, quindi abbiamo una presenza femminile molto alta. Ecco, quali sono i 2 o 3 punti secondo lei su cui bisognerebbe, oltre abbiamo detto lo stipendio, quello a prescindere, però in particolare bisognerebbe sensibilizzare il Parlamento e legiferare per salvaguardare la donna che lavora nella scuola e in generale la donna che è impegnata nel mondo del lavoro? Ma il tema, oltre alla retribuzione, ma non è un tema secondario, perché assistiamo a non è un disvalore, ma rende anche il tema una femminilizzazione del personale scolastico, una ridotta anche a causa delle retribuzioni, competitività, diciamo, rispetto a una parità di entrambi i generi all'interno del mondo scolastico. Penso che questo sia un tema fondamentale, che si unisce anche a un tema non secondario, che è quello del precariato, che riguarda anche in primo luogo anche le donne, il fatto appunto, il tema anche della mobilità che le tocca e che dovrebbe essere anche la contrattazione a dover affrontare. Sono tutti temi che vanno ad incidere direttamente sulla vita di una lavoratrice, come io sono in un altro settore non scolastico, e che capisco che hanno poi delle conseguenze dirette sulle scelte, poi che molte donne nel mondo della scuola non solo si trovano a dover fare in questo caso rispetto alla loro prospettive di vita, le loro prospettive anche di carriera. Lo stesso tema che e chiudo proprio perché so che devo Sì, essere siamo rapida, proprio oltre. discutendo il decreto legge 36 che affronta tutto il tema della formazione abilitante, incentivante in servizio. Certamente appunto c'è la necessità di favorire questi processi e questi percorsi con la possibilità anche per le donne che sono coinvolte di tenere insieme l'equilibrio lavorativo e l'equilibrio anche personale, ovviamente, e Bene, bene. familiare. Manzi, io la ringrazio, innanzitutto in bocca al lupo, per questa nuova esperienza. Abbiamo parlato con Irene Manzi,
responsabile scuola del Partito Democratico. Buona giornata. Grazie a voi, buongiorno.